Martinelli, cosa resta della generazione dei fenomeni? Cosa resta delle belle serate adesso che ci organizzano? È il piacere di rivedere persone con cui abbiamo vissuto un momento importante. Per lei invece? Ma innanzitutto l'orgoglio di averne fatto parte. E poi quando ci ritroviamo, ritroviamo anche un po' di quell'energia che abbiamo messo in campo negli anni in cui eravamo più giovani. È mancata solo l'Olimpiade. Solo l'oro olimpico. Sì, a me è mancato oltre anche il fatto di partecipare all'Olimpiade. Questa è una cosa, non solo di vincere, anche partecipare, la cosa che mi è mancata, perché per le altre cose, meno male, sono state soddisfazioni molto grandi, però la partecipazione olimpica è un po' un impianto che ho, che non sono riuscito a formare. Io sono stato fortunato ad andare a Barcellona. Diciamo che il risultato è stato quello più sfortunato delle tre Olimpiadi di questa generazione, quindi sì, è un ricordo non positivo dal punto di vista del risultato, comunque sempre per uno che fa uno sport, partecipare a un'Olimpiade è sempre una cosa fenomenale. Immagino nessuna parentela sua con l'ex ciclista Palmiro Masciarelli. No. Siete i Masciarelli dello sport italiano. Sì, c'è anche il comico. Ah no, lui non è sportivo. È abruzzese. Esatto. Sì, anche mio nonno era abruzzese. Chissà. Cosa resta invece di Falconara? Vabbè, Falconara resta un gruppo che era, diciamo, un po' il rompiscatole del campionato, no? Quando dicevamo prima, Bernardi vincevano 4 scudetti e noi avevamo l'orgoglio di farli perdere in casa nostra. Questo era un po' il nostro scudetto. Resta anche un bacino dove i giovani crescevano, e questo credo che con Samuele, che è stato l'ultimo venuto fuori da Falconara, si sia preso un arco di anni in cui Falconara ha sfornato tantissimi giocatori di alto livello, ma anche un numero incredibile di giocatori che comunque hanno militato nelle serie inferiori. Indimenticabile Badiali, tra l'altro. Beh sì, Gianfranco sarebbe stato sicuramente parte di questo gruppo, perché era già in nazionale prima di noi, e purtroppo la vita gli ha riservato un'altra strada. C'è spazio per una favola tipo quella di Falconara nel volley italiano adesso? Ce n'è una paragonabile? Magari il femminile è un pizzichino più facile, il maschile è molto più duro. Vivo Valencia, però è molto più grande, anche persino provincia. Ma credo che siano cambiate alcune cose. Una volta un allenatore era un punto fermo della società, e una società come Falconara era quello che era quasi uno sponsor, no? Portava su dei ragazzi, li faceva giocare, poi in alcuni casi questi venivano venduti. Per me, per Samuele, per Giovannini, me ne dimenticherò sicuramente, Gravina, no? Era diverso. Oggi un allenatore che viene preso da una società per fare questo lavoro non esiste, e quindi non vedo similitudini. Anche Bologna era così, anche ogni società era individuabile con un allenatore e un dirigente di riferimento, e oggi non è più così. Una volta forse l'aspetto economico era meno importante, adesso si parte dall'aspetto economico per poter costruire quel gol, quindi cambia questo. Cosa fa oggi Michele? Cosa fa lei? Io ho un'attività di imprenditoriale, di commercio. Settore? Giocattoli. Ah, affascinante. Dove? A Padova. Ah, è rimasto. Io sono rimasto, sono partito a Padova, ci ho passato molti anni, in realtà vivo a Ferrara e mi sposto tutti i giorni, perché alla fine la famiglia è rimasta là. Ma Masciarelli invece cosa fa oggi? Ho un'azienda di controllo. Di controllo? Non di strutture. Quindi basta volley per entrambi? No, io alleno anche una società di serie B ad Osimo, che è vicino a Falconara. E categoria? Serie B. Come capo, ovviamente, come capo allenatore. Sì, ce n'è solo uno in Serie B. Speranze di arrivare, di fare la carriera di Toffoli, un allenatore?
Ma no, adesso si fa come hobby, quindi non c'è questa possibilità. Per lei invece basta volley? No, io ho allenato per 4 anni la Ferrara. Diciamo che è un modo per stare attaccati in un ambiente in categoria Serie B sempre. È un modo per stare attaccati a un ambiente che ci ha dato molto e al quale noi abbiamo dato molto. Molto ovviamente ha fatto parte della nostra vita per tantissimi anni, staccarsene completamente diventa complicato. Però quindi niente professionismo? No, uno alla fine ha smesso di giocare, ho provato un po', però ero stanco di fare la vita del girovago senza una meta fissa, quindi ho deciso di dedicarmi più a famiglia, diciamo. Grazie.